Ciao a tutti, bentornati. Oggi parliamo di wishlist. Io in realtà ho tantissime wishlist. Ho una wishlist per il make-up, una per la skincare, wishlist sull'abbigliamento, sui prodotti per la casa, ne ho davvero davvero tante. Ci incentriamo oggi però sulla mia lista dei desideri che ho appunto su Sephora, quindi parliamo soltanto di make-up. Ho rivisto un po' la mia lista di desideri appunto che ho su Sephora ed è davvero molto molto vasta. Ci sono anche prodotti di skincare, ma i prodotti make-up li ho tra l'altro anche un po' dimezzati perché è davvero immensa e vasta. Però praticamente ho fatto una cernita e ho appunto scelto quelli che davvero vorrei nell'immediato, comunque nei mesi a venire, insomma fino all'estate. Appunto in vista dell'estate ho diversi prodotti che vorrei provare. Io andrei per ordine, magari dalla base fino ad arrivare a fare magari un trucco completo di quello che vorrei provare. Come prodotti base, quindi correttore, ne ho due. Ho il nuovo, cioè ne vorrei due. Il correttore di Dior, il nuovo Dior Forever, che praticamente è lo stesso della stessa linea del fondotinta di cui vi parlo spesso, di cui vi ho parlato ultimamente, che tra l'altro l'ho messo anche nei preferiti, che vi metterò magari la scheda qui, e appunto di quella linea lì che promette appunto un contorno occhi illuminato, dalla coprenza abbastanza alta ma comunque leggero, quindi che non dovrebbe andare nelle pieghette. Questo correttore mi ha molto incuriosita e vorrei provarlo. Io vi metterò chiaramente tutte le foto per farvi capire un po' di quali prodotti sto parlando. Altro correttore presente nella mia wishlist è il correttore di Becca, che ha una coprenza un po' più bassa a quanto pare, insomma. Io chiaramente ho visto tutte le descrizioni, sto studiando un po' quali prodotti prendere e questo correttore pare sia molto illuminante, è addirittura un correttore anti occhiaie, è illuminante, coprente credo un po' meno rispetto al correttore di Dior, quindi dalla coprenza media, non particolarmente alta. E infatti anche l'applicatore è un po' diverso, è con la spugnetta tipo il Maybelline, il famosissimo Maybelline, quindi con quel concetto lì, e vorrei provare anche quello lì. Tra i fondotinta presenti nella mia wishlist c'è il nuovo fondotinta di Chanel, il Le Beige Water Fresh Tint, dovrebbe essere questo il nome. Ce n'è diciamo già uno di Chanel che si chiama appunto Le Beige, che io ho provato perché avevo avuto dei campioncini, tra l'altro è fantastico, minimizza i pori in una maniera impressionante. E questo qui invece è la versione estiva, con all'interno il 75% di acqua, quindi ha una formula molto leggera, molto fresca, quasi pelle nuda diciamo. C'è anche il pennellino in dotazione, penso perché la formula, essendo molto leggera, loro consigliano di utilizzare quella tipologia di pennello, forse per una stesura migliore. Di questo sono davvero molto curiosa. Altro fondotinta che vorrei provare, da un po' in realtà che lo voglio provare ma ogni volta rimando, è il fondotinta di NARS. Il fondotinta però, quello in versione illuminante, dovrebbe essere lo Sheer Glow, lo vorrei provare perché pare sia molto illuminante e credo sia un po' più coprente rispetto a quello di Chanel. Anche dalle descrizioni, da alcune recensioni che ho sentito, pare sia comunque coprente ma con un effetto pelle nuda, fresca, bella, insomma, lo vorrei davvero provare. Altro fondotinta che vorrei provare è il fondotinta, quindi siamo a tre fondotinta, è il fondotinta di Givenchy ed è il nuovo, il City Balm dovrebbe essere, che promette di regalare una durata di 24 ore addirittura, di solito sono 12 ore più o meno, però 24 ore è raro, e all'interno c'è burro di karité e tanti altri ingredienti che permettono anche di proteggere la pelle dall'inquinamento, questo motivo per cui appunto si chiama City Balm, forse anche per questo. Penso sia un po' più pesante rispetto agli altri due che vi ho menzionato, però comunque regala una pelle anch'esso molto illuminata, fresca, dall'effetto quasi pelle nuda, e quindi anche lui mi incuriosisce parecchio. Altro prodotto che vorrei provare, questo prodotto è anche un prodotto novità che trovate su Sephora, è la nuova terra abbronzante in crema di Fenty Beauty. Fenty Beauty ha fatto uscire diversi prodotti ultimamente, terre, blush, tutti in crema. Io non sono solita approcciarmi con prodotti in crema per il viso, quindi per il contouring, quindi terre in crema. I blush sì, li utilizzo un po' di più in crema, ma
le terre molto molto meno, quindi voglio approcciarmi un po' di più a quella tipologia di prodotto fatta in quel modo. Non so se l'estate sia l'ideale, però lo vorrei provare. I Benefit vorrei anche provare la palette, la Cheek Stars, che è una palette viso che ha all'interno un illuminante, un blush e una terra. C'è anche la versione full size con 6 cialde, però penso che abbia un doppione di, cioè tipo abbia due terre famose, quindi la Hoola e un'altra terra. Poi c'è anche, dovrebbe avere due blush e penso due illuminanti, quindi due per prodotto. Però vorrei provare questa volta quella mini. E io comunque mi trovo davvero molto molto bene con le palette viso, tipo la palette di Smashbox io l'ho strautilizzata, è un anno che la utilizzo e la utilizzo sempre sempre e mi piace davvero un sacco. Trovo che sia molto più comodo avere una palette con all'interno terra, illuminante e blush, penso che sia completo come prodotto e io personalmente lo utilizzo davvero tanto piuttosto che avere tanti blush, tanti altri prodotti che magari finiscono nei cassetti e io mi dimentico spesso di avere dei prodotti, quindi preferisco avere quella tipologia di prodotti dove c'è tutto lì, comodissimo. Altra palette che vorrei provare è anche la palette di NARS, sempre viso, però penso non abbia terra, penso sia più una palette di illuminanti e blush e anche lei mi sta incuriosendo tanto. Non ho mai provato palette di NARS e vorrei provare questa qui quindi devo capire un po' quali tra le due prendere per prima, se la palette di Benefit o la palette di NARS. Altri prodotti che vorrei provare sono due cipre, una in polvere libera e una compatta. Quella in polvere libera è la cipria di Too Faced, la Peach Perfect, e anche in mini size la vorrei provare, perché io mi trovo molto meglio con le cipre in polvere libera, anche se penso sia scomodo come prodotto, però per la mia pelle, non so, trovo che si accoppi un po' meglio la cipria in polvere. Dipende anche dalla tipologia di cipria, ci sono anche ciprie compatte con cui mi sono trovata molto molto bene, però noto che ultimamente tendo a preferire quelle in polvere libera perché insomma trovo che mi piacciono di più, fissino meglio, insomma, le preferisco. Invece la cipria in versione diciamo compatta è quella di Nabla, tutte ne parlano, ne straparlano benissimo, dicono che sia una cipria performante, levigante, in realtà sono mesi che ogni volta la metto nel carrello, poi la tolgo, la rimetto, quindi non so mai se prenderlo o meno. È un prodotto che sto adocchiando da parecchio tempo e soprattutto in vista dell'estate, che chissà se andremo da qualche parte, se viaggeremo o meno, ma in ogni caso, se anche per spostarci, insomma, quando siamo in viaggio, quando siamo fuori casa, penso che comunque una cipria compatta sia più comoda rispetto che a una in polvere libera. Quella di neve, la cipria di neve compatta con cui mi ci sono trovata davvero molto bene, e tra l'altro la sto terminando, per questo vorrei comunque un'altra cipria compatta. Altro prodotto che ho in wishlist da tantissimo tempo, che è un prodotto occhi, sono le palette di Natasha Denona. In realtà sono palette che costano davvero tanto. Io non ho, diciamo, non utilizzo molto colori particolari, sono sempre molto basic. Quindi comprarmi delle palettone con 30 colori ma andare ad utilizzare sempre gli stessi e magari spendere 100 euro per quella palette, preferisco magari prendermi delle mini palette con dei colori che io so magari di utilizzare. Chiaro che se costasse di meno, ma a un prezzo molto più basso, ci andrei anche a spendere 50 euro, ma 100 euro per una palette che so che magari andrei ad utilizzare sempre quei colori, mi sembra sprecato, e invece andrei a comprare quelle a 4-5 colori che comunque costano. Costicchiano, ci sono quelle in mini che sono davvero piccole da 25 euro e ne ho adocchiate due, una con un color particolare, con un verde particolare, dei marroncini, degli shimmer carini e un'altra molto basic e ne ho adocchiate anche altre in versione diciamo full, sempre però da 4 o 5 colori che costa mi sa 50 euro, 40 euro, con dei colori anche molto belli, dei dorati, dei bordeaux, dei colori molto molto belli, anche perché vorrei provare gli ombretti di Natasha Denona che a quanto pare dicono siano davvero strepitosi come prodotti. Altri prodotti che sono presenti nella mia wishlist c'è il mascara di Anastasia Beverly Hills, dicono sia un mascara volumizzante.
anche di questo vorrei provare la mini size e poi scegliere tra tutti i mascara che sto utilizzando quale acquistare in formato full, anche se poi alla fine, conoscendomi, esce un nuovo prodotto, lo ricompro in mini size, siamo sempre lì, un cane che si morde la coda. Però nell'ultimo periodo ho diversi mascara che ho provato, ve ne ho parlato anche. È uno di quelli che voglio provare anche, appunto, questo qui di Anastasia Beverly Hills. Spero non sia però volumizzante, ma troppo pastoso. Però, insomma, da quello che ho visto, pare sia un prodotto valido. Altro prodotto viso che vorrei provare è anche l'illuminante di Fenty Beauty. Quell'illuminante dal packaging bronzo e illuminante molto 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 dorato. Non ricordo il nome, però praticamente è gold, completamente gold. E anch'esso è un prodotto nuovo. Io ho già provato i prodotti di Fenty in versione stick. Mi sono trovata bene, anche se a distanza di tempo io penso che quella tipologia di prodotto in stick o in crema si secchi un po' e non dia lo stesso risultato dell'inizio, insomma. Altro prodotto, un prodotto, credo trattamento, è di Dior, è l'olio super idratante labbra. Anch'esso è un prodotto nuovo di Dior. Non so se va utilizzato prima di applicare il make-up, perché penso sia molto molto olioso. Oppure se va utilizzato come balsamo o altro, non lo so. Sa di fatto che dice di essere super illuminante, super idratante, non mi dice che di essere rimpolpante, però insomma molto idratante, appunto essendo un olio dovrebbe andare a idratare un bel po', e io penso che essendo in olio l'effetto idratante dovrebbe darlo, motivo per cui voglio provarlo, visto che io vado molto sempre alla ricerca di prodotti idratanti per le labbra, perché io ho spesso le labbra molto secche, quindi ho bisogno di idratarle tantissimo le labbra. Infatti la notte faccio 4-5 strati del prodotto Nuxe, lo tengo tutta la notte e ci vado lì di carico parecchio, per almeno trovarmi il giorno dopo con le labbra un po' più idratate e leggermente meno secche. Altro prodotto labbra che vorrei provare è il rossetto di Clarin, uno dei rossetti di Clarin. In particolare c'è un colore che mi ha colpito, il Woodberry, una cosa del genere, ed è un rossetto matte, ma allo stesso tempo dicono sia un rossetto matte ma idratante, quindi che non secca le labbra, lo specifica proprio, e questo colore nello specifico mi ha colpito. Il packaging è anche molto bello, tutto dorato, il colore poi dalle foto sembra veramente molto molto bello. I miei colori, quindi nude, un po' rosati, leggermente sul nude, un po' il marroncino all'interno con un pizzico di rosa, quindi i colori che piacciono a me. Altro prodotto che ho messo all'interno della mia wishlist di Sephora sono le nuove palette di Nabla, le Cutie. Io in realtà ve le volevo comprare sin da subito, comunque volevo provarne una o due per vedere un pochettino, però tutte le volte che poi rivedo le recensioni c'è sempre qualcosa che mi porta poi a cambiare idea. Inizialmente volevo provare quella nella versione, quella tutta argentata, poi ho cambiato idea e volevo provare quella con il fucsia super super fluo. Sono sempre queste due che se la combattono, però poi alla fine c'è sempre qualcosa che dico vabbè, forse non sono palette adatte ai miei colori, forse non la utilizzerei, non lo so. Ditemi voi se le avete provate, cosa ne pensate, quale mi consigliate, anche magari che possa andare bene ai miei colori, alla mia carnagione, perché sono molto 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 indecisa. E nulla, questo è quanto, spero di avervi tenuto compagnia, che abbiate apprezzato il video, se così fosse mettetemi un like, se vi fa piacere e se non siete iscritte iscrivetevi al canale, e nulla, vi mando un bacio e ci vediamo presto, ciao!